Ah, è la sua quotidiana passeggiata, mondata a cavallo. Riceveva spesso nobili ospiti nelle varie dinastie europee e strinse la forte con Nunzio Apostolico Eugenio Pacelli, il futuro Pio XII. Addirittura il suo spirito, come guerriero, garibaldino, non l'abbandonò mai. Infatti, quando nel 1919 scoppiarono a Monaco di Baviera i nuovi spartachisti, lei, durante questi voti, proprio sotto la sua finestra, con le lettere barricate, quando le persone volevano attaccare la posizione dei rivoltosi, Maria Sofia rifiutò di scendere in cammina a proteggersi, malgrado le preghiere dei proprietari, che declinavano ogni responsabilità e volle assistere alla lotta alle finestre del suo appartamento per vedere, disse, se almeno i rivoluzionari oggi erano meglio per i miei tempi. Quindi basta che si combatte. Poi, 3 mesi prima della sua morte, mi lasciò una lunga intervista a Giovanni Anzalto, allora giovane inviato di Corriere della Sera. Intervista che all'epoca fu censurata, altrimenti siamo che sarebbero dispiaciuti. Quindi, siamo a praticamente novembre 1924. Qualche mese dopo, Maria Sofia von Wittelsbach, poi di Borbone, ultima regina di Napoli, del 2 Sicilia. E Eroina di Gaeta, la Barbara, si addormentò nel sogno della morte la notte tra il 18 e il 19 gennaio 1925. Inizialmente fu sepolta nella tomba di famiglia sul Terni Criterio alla Sede. Poi Francesco II, invece, è stato sepolto prima nella chiesa della Collegiata di Arco, nel Tirolo, e poi a Canto, dove il 9 dicembre 1938 giunse da Monaco di Baviera, la salma di Maria Sofia, affinché fossero trasferite entrambe a Roma, nella chiesa dello Spirito Santo di Napoletano, che già ospitava le spoglie del loro figlioletto, e dove sarebbero rimaste fino al 10 aprile 1984, data per la loro trasmissione nella chiesa di Santa Chiara, grazie all'encomiabile e disinteressato affetto del compianto di Maria di Lorenzo, maggiordomo della casa grande di Borbone. Delle due Sicilie, che con loro spese tutta l'operazione. Un mese dopo una cerimonia appuntamente riservata, di cui si seppe solo a cose fatte, nella stessa basilica di Santa Chiara, questa volta a stracolma di popolo, si tenne il funerale solenne di due napoletani. Tra i tanti che percorso c'era anch'io, che con gli occhi velati di lacrime, con il nudo lavoro per la commozione, riabbracciava finalmente il mio vecchio e la mia regina. Che finalmente, dopo 124 anni di esilio, ritornavano nella loro antica capitale. In questa sintesi biografica di Maria Sofia, che ho appena letto, ho volutamente sottolineato le definizioni che si possono senza dubbio adattare anche alla figlia bellissima di Caterina di Cesare, affascinante emblema di insorgenza popolare. Per esempio, anch'io, come Maria Sofia, con le sue grandi spiccicatezze e naturale ardimento, sopra un focoso cavallo, fu vicino al suo uomo. Un ex soldato di Sicilia, e anche lui si chiamava Francesco, che perché la suo giuramento non volle passare all'esercito sabato, incitando allo sprezzo del pericolo i suoi compagni alla conquista del con la loro vita eroica e sofferta, Maria Sofia e Caterina di Cesare, con le due eroine romantiche, nel senso più ampio della tradizione, coetanee, nate tutte e due nello stesso mese, nello stesso anno,